terrei a condividervi una nuova canzone che ho scritto, che ha un significato che secondo me in questo periodo può aiutarvi. Non era più un film cortometraggio, ma ci rendevamo conto che stava diventando quantomeno un mediometraggio. Come ti hai studiato per oggi? È stato come se fosse un grande gioco e contemporaneamente è stato un momento anche di crescita, perché ho imparato delle cose legate alla bellissima arte del cinema. Appena abbiamo fatto la prima ripresa sono scoppiata a ridere. Credo che quello lì abbia spezzato tutto il ghiaccio che c'era attorno. Sono stato fortunato ad essere circondato da persone molto brave, simpatiche e anche con molta pazienza, perché io ad esempio, che non ho mai fatto queste cose, le scene andavano fatte e rifatte tante volte e diciamo che dietro c'era un buon lavoro. Sono fiducioso che ce la potete fare. La tematica di cui parla il film è una tematica che comunque se ne sta iniziando a parlare tanto nell'ultimo periodo, che però non è stata tanto affrontata, e quindi secondo me è giusto che venga affrontato anche a noi ragazzi, come ad esempio col film. Dipende tutto da voi. Noi ci mettiamo il nostro, ma il grosso lo fate voi. Il tema della cinematografia è gigante, perché naturalmente poi occorre pensare a tutti quegli elementi tecnici che lo fanno prendere vita naturalmente. Quindi con il professor Fusaro abbiamo cercato, lui con la sceneggiatura e io con una visione, no, rispetto allo schermo, di poter creare comunque un film che riflettesse proprio la vita scolastica. Non c'è finzione tra i docenti e gli studenti rappresentati. Ho già avuto un'esperienza con il professor Fusaro, abbiamo girato il remix di Maturità 2023, dove arrivo in moto, quindi è stato fantastico, mi sono divertito tantissimo. Mi raccomando Anna, studia per la prossima settimana, perché ti interrogerò. Lavorare con i realizzatori è stato divertente, perché ci sentivamo quasi tutti i giorni, ogni volta c'erano dei cambi, ci si trovava, ci si organizzava insieme, si valutava insieme cosa poter e non poter fare, dove andare, con chi, quando. È stato molto divertente perché dopo si è formato anche una specie di legame d'amicizia. Quindi sono più che contenta di aver fatto questo progetto insieme a loro. Io credo che aver proposto agli studenti un messaggio motivante, che è quello di volare alto, abbia colto nel segno, per quel che riguarda la possibilità degli studenti di sentirsi capaci e di affrontare le difficoltà della vita in un modo diverso. Queste storie avranno sempre una valenza sociale, anche perché abbiamo a che fare con persone che mettono la propria arte, il proprio animo, le proprie abilità per creare e fondere un progetto comune. Si è creata veramente una sinergia, o anche per citare poi una frase di Andrea Pesenato, accadono delle cose veramente magiche. Si è creato qualcosa di magico quando sai che stai percorrendo la tua strada, perché quando hai capito qual è la tua direzione, diciamo che tante cose anche si allineano, quasi per magia accadono. Dai, dai che lo sai.